Presidente Massimo Buono, inizia una nuova stagione, il Varano c'è ancora una volta, una storia che non si ferma, un progetto che ovviamente va avanti, cerca di migliorare, di rinnovare. Quest'anno cambio soprattutto tecnico, ma anche una rosa almeno per il momento più competitiva. Quali sono gli obiettivi? Ma gli obiettivi sono quelli di sempre, il divertimento è la base di tutto, noi come primo obiettivo è quello che ci dobbiamo divertire, è una categoria impegnativa, stiamo cercando di allestire una squadra con il giusto mix tra veterani e ragazzi di qualità e di prospettiva. Penso che stiamo facendo un buon lavoro, manca ancora qualcosa, però siamo vigili per cercare di ottimizzare al meglio i prossimi acquisti. Da Di Meglio a Di Meglio in panchina, da Gianni a Isidoro, sicuramente Gianni ha rappresentato tanto per questi colori negli ultimi anni, subentra lui comunque un allenatore giovane, Ischia nel calcio sta attraversando comunque anche una fase di transizione dal punto di vista tecnico. Ma più che dal punto di vista tecnico penso una transizione dal punto di vista economico, che di conseguenza incide anche sulle scelte tecniche, perché il Covid comunque ha penalizzato le casse di tutte le società italiane di calcio, si vede dalla Serie A e quindi di conseguenza anche noi come realtà minori. Gianni ha fatto un ottimo lavoro lavorando in condizioni molto molto difficili, oggi io sono sempre ringraziato, ho sempre detto che è un allenatore che in questa categoria era sprecato. Oggi lavoriamo con Isidoro, che è un altro allenatore giovane, forte, e io punto molto su di lui e sulla sua determinazione e sulla sua voglia di rimettersi in discussione. È quello che abbiamo bisogno, sia come allenatore sia come ragazzi. Vogliamo ragazzi motivati, ragazzi che hanno voglia di divertirsi, di dare il 110% e puntiamo tutto su questo. Parlavi prima del Covid, che stagione ti aspetti? Abbiamo visto un anno totalmente fermi, poi un anno con una formula rivisitata nel suo finale e adesso si giocherà? Io lo spero, come lo speriamo tutti, penso di sì, e i gironi sono stati fatti penso volutamente più piccoli da 14 per creare comunque dei campionati più brevi per eventuali soste, è stato pensato anche in quest'ottica. Sono stati 2 anni non di calcio, sono stati 2 anni che ci siamo trascinati un po' avanti, anche la formula dell'anno scorso era una formula abbastanza criticabile, va, però ce la siamo presi per buona così, giusto per andare avanti e non fermarci e dare un po' di senso anche alla vita, perché era diventato tutto così strano, così indecifrabile, quindi il calcio è servito soprattutto per dare un po' di normalità. Per chiudere, nel panorama delle società isolane sembrano che quasi tutte si rinforzano, insomma sia voi che Forio quasi riducete questa distanza con l'Ischia, c'è stato però un accordo anche tra le tre. Ecco, qual è lo scenario che offrirà l'Eccellenza dal punto di vista isolano? Dal punto di vista isolano io penso sempre che l'Ischia è un'ottima squadra, anzi penso che sia un'ottima squadra veramente. Per quanto riguarda noi il Forio, più o meno sono 2 realtà abbastanza simili come aspettative e come rose. Io dico sempre che non dobbiamo guardare in casa di nessuno, dobbiamo pensare a divertirci, abbiamo la fortuna di avere quest'oasi felice dove si lavora in tranquillità, siamo una società che negli anni ha sempre dimostrato una certa capacità nel rivalorizzare e nel valorizzare i ragazzi, lo dimostrano i fatti, i numeri, i ragazzi che oggi sono a Ischia o sono in altre realtà sono passati tutti dalle nostre parti, quindi vuol dire che qualcosina di buono facciamo. Per quanto riguarda l'accordo che abbiamo fatto con l'Ischia, un accordo di prospettiva in primis per evitare diatribe fra noi isolane e in secondo luogo per valorizzare i ragazzi del territorio. È pur vero che oggi l'Ischia è un settore giovanile con il suo nome, ma in realtà ha 2 serbatoi importanti da cui attingere in qualsiasi momento, quindi penso che in prospettiva è un accordo lungimirante e che possa dare i frutti in futuro di questa collaborazione.